Se stanotte partirò, voglio ritornare al mare, respirare vita nuova. Grande successo al Politeama per il live La musica nel cuore del cantautore fanese 21enne Andrea Cellottini in arte Andres. All'età di 7 anni iniziava a suonare il pianoforte per cominciare poi a studiare canto e a scrivere le sue prime canzoni. A 15 anni avvia le sue esperienze dal vivo tramite concorsi canori e qualche talent televisivo. Nel 2023 l'ispirazione per scrivere il suo primo disco, pronto dopo 9 mesi di lavoro e studio. Il suo titolo è Vita, perché alla vita deve tutto. Ha deciso di presentare il suo disco in un concerto che definisce il suo debutto d'inizio della sua carriera musicale. Grande, forse basta un solo passo per trovarmi da te, nonostante la paura di non stringerti se, per amore senti l'emozione, cuore un figlio, adesso non c'è più niente, non c'è più niente. È un disco che racconta un po' gli alti e bassi della vita, della mia vita. Sono canzoni più allegre, canzoni più tristi, e grazie a questo disco ho iniziato ad amarmi di più, ad apprezzare di più le cose che faccio. Il nome Vita viene proprio da questo, dalla voglia di vivere i momenti belli che mi arrivano. Quanto l'amore influisce nella scrittura delle tue canzoni? Veramente il giusto, perché mi piace più essere autobiografico, parlo più di me stesso e cerco di capire, soprattutto in questo disco, perché certe volte non sono felice, cos'è che mi manca, e questa ricerca di felicità. Il rapporto tra la musica e l'immaginazione quando scrivi testi? Tantissimo. Io sono una persona che, se una cosa non riesce ad averla davanti, se la immagina, quindi la mia immaginazione è sicuramente il frutto principale di queste canzoni che si possono finalmente sentire. Raccontaci le tue emozioni di questo straordinario concerto che ha avuto un grande successo. Ha avuto un grandissimo successo, erano più di 300 persone, quindi è stato veramente un esordio molto molto bello. Poi salire sul palco per la vera prima volta, perché un concerto tutto mio, con dei musicisti stupendi che hanno accompagnato perfettamente le canzoni, e una coreografia che ha regalato emozioni. Vedere la gente emozionarsi è sempre una cosa molto, molto forte per chi come noi è là sopra, quindi è stato veramente una cosa bellissima. Un'ultima domanda: hai partecipato a vari talent come Amici, X Factor, e molti musicisti sono i contrari ai talent televisivi, soprattutto perché oggi come oggi stanno diventando sempre più reality e perché le vedono come scorciatoie. Tu che cosa ne pensi a riguardo? Io penso che prima di talent e di altri altri, diciamo, servizi televisivi, chiamiamoli così, serve la voglia di fare le cose, serve l'impegno, perché io ho fatto tutto questo da solo, io non ho nessuno dietro che mi aiuta, a parte la mia famiglia, e dai talent ho capito che a volte il talento non basta, non è vero che conta il talento, e voglio cercare di tenermelo per me e magari sfruttarlo in altri modi. Poi le scorciatoie sono per chi vuol fare la strada più in fretta, io invece preferisco farla con più calma. Più calma e duratura, perché a volte quelli che la fanno più in fretta poi cadono giù. Sì, infatti quando abbiamo chiuso il disco mi hanno detto o facciamo una promozione social oppure possiamo fare qualcos'altro, io ho detto no, facciamo un concerto dal vivo, perché io le persone le voglio guardare negli occhi quando canterò questo disco. Il disco, che possiamo dire a 13 tracce, è uscito sui vari digital store e li possiamo trovare tranquillamente lì. Per chi volesse ascoltarlo. Su tutte le piattaforme digitali. Su tutte le piattaforme, esatto, sì. Certe volte io non amo questa vita mia, mi ricorda che si soffre se poi tu vai via. Questa pioggia a volte piace anche al posto mio, ma mi fa